Sebastiano Pin, una vittoria incredibile, arrivata nel finale, emozionante, avete vissuto di tutto, dalla possibile sconfitta all'incredibile vittoria, però poi nell'arco dei 90 minuti, specie poi nella ripresa dove state giocando nella metà campo avversaria, credo che ritenga giusta questa vittoria. Sì, intanto faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati fantastici ancora una volta, nonostante poi anche diversi problemi a gara in corso, sono sempre stati sul pezzo, hanno fatto una gara costantemente all'attacco. Faccio anche i complimenti agli avversari perché comunque sono presentati con un pullman davanti alla porta, non era facile fargli gol, con un 5, 4-1. un 5-4-1, ho giocatori anche molto fisicati e nel primo tempo non abbiamo creato tantissimo, un po' lenti, quando abbiamo avuto l'imbucata abbiamo trovato sempre una selva di gambe, non era E facile. avete anche rischiato perché poi loro la Esatto. ripartenza l'hanno fatta anche pericolosa. No, ma assolutamente, ma io l'avevo già detto, ho detto alla squadra nella presentazione che avremmo affrontato una squadra che ha delle ottime individualità, che fuori casa si esprime meglio, l'ha dimostrato, davanti non ci ha messo dei riferimenti, ci ha messo tutti i giocatori brevilini, quindi loro dovevano difendere e ripartire, non era semplice, ecco perché faccio i complimenti alla squadra, abbiamo dimostrato maturità, sono contento perché sapevo della difficoltà dell'incontro, nonostante poi il gol preso ci potevamo disunire per stare il fianco, invece siamo stati sempre in partita. Due prodezze di Fabio Argiolas che è entrato a gara in corso, ci ha dato una grande mano, dimostrazione di un gruppo unito e di risorse in più anche che troviamo anche dalla panchina che testimoniano la forza poi di una squadra. Senti Sebastiano, quando poi Caddeo della Seminese, la piazza all'incrocio, un bellissimo destro, non ci poteva fare nulla Saraò, mancavano 6 minuti alla fine più il recupero, cosa hai pensato? Gara stregata o ci hai sempre creduto? No, ci ho sempre creduto perché comunque anche eravamo costantemente in attacco, nel secondo tempo abbiamo sviluppato gioco, occasioni, Acinelli per me è il migliore in campo, quindi certo, poi il calcio è questo, becchi un jolly, ha fatto un gran gol, Caddella ha messo al 7, su diversi rimpalli poi è rimasta lì, siamo stati anche un po' sfortunati lì, ma la reazione mi è piaciuta, io sono subito entrato in campo, ho detto non è finita, manca ancora 5-6 minuti più recupero, perché c'era anche un recupero lungo per delle interruzioni. Esatto. Siamo stati bravi a crederci, io credo che sia meritata la vittoria, sono contento per i ragazzi perché so quanto stanno lavorando. Per noi, io l'ho detto pronti via, per noi erano punti importanti in uno scontro anche salvezza perché so che comunque ce la giocheremo anche con squadre di questo tipo. Quindi aver creato questo ulteriore cuscinetto per noi diventa fondamentale per stare tranquilli e arrivare presto alla meta della salvezza. Senti Sebastiano, stai guardando la classifica al contrario, sembrerebbe la Ferrari ultima insieme al Taloro e invece siete i primi. Ah, Quando non lo ci si sapevo. può sbottonare in No, ma qualcosa? guarda, ti dico la verità, ho chiesto, non sapevo ancora di questa cosa qua, se siamo primi insieme al Taloro, credo allora che il Taloro abbia impattato la partita con Con la la Villa C, Cina. con la Villa Cinese. Ho chiesto sicuramente il risultato del Guspini, che è la squadra che affrontiamo domenica, una squadra alla quale sono affezionato perché mi hanno sempre trattato bene, c'è cioè un presidente veramente, una persona veramente in gamba, che fa grandi sacrifici, quindi ci ritornerò con piacere, sperando di riuscire a fare i punti su un campo, contro un'ottima squadra e su un campo difficile un po' per tutti. Senti, per questa partita trovi un grande protagonista di tanti anni alla Ferrini, Fabio Argiolas, è entrato nel finale, una punizione, anche lui mandata a sbattere sul palo sotto l'incrocio, un'altra laterale con una deviazione, ci voleva anche per lui dopo un inizio di stagione che è stato un mese, ha perso un mese di fatto. Assolutamente, sono gli inconvenienti del Covid, credo che è capitato a noi con Fabio, che è un giocatore importante, come credo che poi capiterà o sia capitato anche ad altre squadre. Ha perso tutto il mese di agosto, quindi ha ripreso in ritardo rispetto agli altri, piano piano lo abbiamo portato col minutaggio ad una condizione accettabile, ancora non ha una parvenza perché ancora è un po' indietro. Però oggi ha dimostrato, gli ho fatto i complimenti perché comunque ha dimostrato, vabbè, non ha bisogno di presentazioni Fabio Argiolas, nel suo repertorio la punizione ce l'ha, la prima è stata una prodezza bellissima, probabilmente se la fai a grandi livelli ne parlano per una settimana, e la seconda comunque è una punizione laterale calciata molto bene, lo aiuta la deviazione, però era nello specchio, quindi se poi non la tocca nessuno probabilmente entra lo stesso, quindi giocatore per noi importante, anzi una risorsa in questo momento perché è anche un po' una chioccia, soprattutto per gli attaccanti giovani come Poi, come Kamba, dove comunque riuscirà anche a trasmettere i segreti di una carriera spesa facendo cose importanti. Quindi per noi è una grande ricchezza.
Senti, siccome poi in una grande vittoria ci sono anche degli aspetti negativi che arrivano dall'infortunio di Bui e dall'espulsione di Matteo Argelas nel finale. E purtroppo a fine gara dentro di me pensavo forse era meglio fare due punti in meno e avere sempre questi giocatori qua, perché siamo come parco giocatori siamo contati. È vero che abbiamo tanti giovani 2003-2004 che stanno crescendo, però mancheranno sicuramente Federico Bui, che ha avuto un trauma importante, bisogna capire l'entità. Mancherà Matteo Argelas per una stupidaggine, perché comunque il giocatore che ha commesso il fallo da rosso era quello della Seminese, e poi nel parapiglia ha preso un rosso ingenuo, quindi perderemo due giocatori importanti. Vabbè, Matteo lo perderemo, spero, una giornata per domenica. Federico Bui invece sarà uno stop un po' più lungo. E si aggiunge ad altri giocatori si aggiunge ad Arezzo, si aggiunge a Sigismondo. No, ma io non mi sposto dalla nostra realtà. Io quando sento dire in giro c'è gente che non sa la realtà della Ferrini, ma io la so la realtà della Ferrini, quindi non mi illudo. Ritorno sempre a quello che ti ho detto inizialmente nella prima disamina. Abbiamo messo un altro cuscinetto sulla zona salvezza, e più andiamo spediti verso questo traguardo e più io sarò tranquillo, perché il nostro obiettivo è questo e realisticamente parlando non abbiamo altre cose da inseguire in questo momento. Noi comunque della stampa possiamo titolare la Ferrini capolista. Ma la Ferrini capolista insieme al Taloro Gavoi. Tra l'altro spendo anche due parole per il Taloro, perché mi fa piacere, c'è un mio caro amico che guida il Taloro Gavoi, che è Mario Fadda, è anche un tecnico emergente molto bravo, hanno un'ottima intelaiatura, un paese dietro, il Taloro sarà protagonista per me sino alla fine. Aggiungo anche che poi il Sant'Elena ho già vinto, quindi anche sul Sant'Elena. Il Sant'Elena è un'altra squadra che ho battezzato molto bene e ho detto che, guardando sotto, ho detto il Sant'Elena è organizzato, c'è anche un allenatore giovane molto bravo che c'ha già una buona, ha fatto anche lui una discreta carriera, ha avuto anche degli allenatori importanti, sta dimostrando. Ha aggiunto anche un attaccante importante. Ha aggiunto Caboni, che è un attaccante importante. No, ma il Sant'Elena l'ho già inquadrato, per me è una squadra che gioca bene, organizzata, molto organizzata, e complimenti, sono belle realtà, ecco perché non mi sposto di una virgola. Aggiungo anche Sebastiano, che ha vinto il Castigliano, stripletta di Villa, che va già in doppia cifra poche giornate. Guarda, mi fa piacere perché i dati statistici li stai toccando tu, io queste cose qua poi mi dovrei aggiornare domani, vedere, ma sono i valori del campionato, quindi sono valori importanti. Chi sicuramente ha fatto investimenti per vincere tra 3, 4, 5 domenica sarà in alto, come perché sarà così. E piccole realtà come la nostra si devono divertire e sognare ad occhi aperti, però non perdere mai di vista l'obiettivo da raggiungere velocemente, perché giù ci sarà grande bagarre. Ne hai parlato prima e voglio chiudere l'intervista ricordando che il Guspini è una realtà importante dell'eccellenza, ma in eccellenza ci è arrivato quando Sebastiano Pini era in panchina. Una stagione, ricordiamola, fantastica, chiusa con la vittoria ai playoff contro il Sorso, e poi si vede, il Sorso magari poi sparisce, il Guspini rimane, ci sono tante cose da dire. No, ma io sono già Guspini, perché ormai questa è andata, però ci torno con affetto, con piacere. Colgo occasione per fare i complimenti a Serpi, perché comunque ha riportato il Guspini a grandi livelli, facendo sacrifici, facendo investimenti importanti, persona serissima, anche una bella piazza nel panorama calcistico, hanno una bella realtà. E devo anche dire che hanno un ottimo organico, con anche un ottimo allenatore che è esperto, che conosce la categoria. Quindi domenica ci aspetta una partitaccia, però ripeto, non dobbiamo perdere il nostro spirito sbarazzino, andare lì, conservare il nostro DNA e fare la partita che dobbiamo fare. Poi tu il Sorso sparito, nel senso che poi dall'eccellenza ha sognato la Serie D, sì. E sta ripartendo dalla seconda categoria. A volte si va in alto per farcele cadere. No, ma guarda che hai detto una cosa giusta. Pensa che noi quando abbiamo vinto quel campionato il Guspini comunque aveva sempre un budget che non è che buttassi i soldi. Si è vinto un po' con una bella programmazione. C'era il direttore sportivo al quale sono molto legato, una persona per bene, capace come Cambosu. Ricordo tutti i passaggi. È una società che ha messo basi solide e che oggi è una bella realtà nel panorama. Sicuramente anche Sorso, perché poi l'ho incontrata diverse volte, negli anni hanno fatto anche investimenti importanti, però poi, come hai detto tu, se non hai basi solide poi purtroppo sparisci dal panorama. È peccato, perché è anche una piazza con una bella tifoseria e con una grande tradizione. Perciò tu ribadisci sempre della realtà della Ferrini, quei piedi per terra. Ma guarda, oggi non li avevo salutati perché non li avevo ancora incrociati, poi li ho visti in campo, sia Pietro che Chicco, ma tutto l'entourage che poi c'è, perché qua se devo fare tutti i nomi di chi lavora dietro la Ferrini, ho detto ai ragazzi, dai ragazzi, mi raccomando, spendiamoci qualcosina sempre in più, anche perché questi due matti che vanno a gareggiare in un mondo veramente complicato, parlo dal punto di vista economico, quindi sono bravi, sono persone serie, mi sono contento per loro.
L'ultimo aneddoto è una stupidaggine. Volevamo bagnare il campo, quindi abbiamo chiamato il nostro Roberto Corellas, che era già lì nel reparto terzo tempo. L'abbiamo tolto dalla brace, credo. È venuto subito, ce l'ha messo gli irrigatori, gli accesi, gli estintori, gli irrigatori, vabbè, e ci ha dato una mano. Ma sono piccole cose che fanno la differenza, per me fanno la differenza, la disponibilità di tante persone. Ho citato Roberto, ma come potrei citarne una marea di ragazzi che si prodigano per questa bella realtà, che è fatta di piccole cose, però dove ognuno dà il suo contributo. Grazie Sebastiano, complimenti, in bocca al lupo. Crepi lupo.